Bentornati sul canale Microorologiaio. Oggi sabato 1 agosto mi trovo all'Imbiate per il consueto mercatino delle pulci. Andiamo a caccia di orologi, venite con me. 7 euro. Spettacolo. È un po' vissuto, nel senso che è stato lucidato pesantemente. Le stringhe sono state un po'. Prezzi? 1.800 il Breitling e 1.300 il Spige. Che bello anche il fondello. È della serie Caribbean. Col famoso. Se fosse un Philip Watcher. Col cinturino tropico originale. Se fosse un Philip Watcher, potrei chiederti anche 3.000-3.500. Guardate che spettacolo questo quadrante. Vieni qua, fermoli. Bellissimo. Vabbè, come già che ci sei, ti faccio vedere un altro, te ne faccio vedere. Però questo lo tieni nascosto? Questo non volevo proporlo, però a te te lo faccio vedere. Un Nevada. Nevada Granken. Granken con 92. Spettacolo. E il fondello è ancora in discrete condizioni. Buono. E di questo? How much? E siamo su 2.000. Bravo, bello. Sai se le marcavano le corone? Magari è stata cambiata. Non lo so, che non lo so. Non lo so se la. Il Breitling ce l'ha originale. Io ne ho viste alcune della Nevada con la N. Però non so se quel modello lì marcavano. Infatti perché. Bravo. Non vorrei che fosse un po' come il Longines anni 50 che. Oh! Era l'Orfeo che ne cercava uno. Era l'amico di Orfeo. Cacchio, che condizioni strepitose! Bellissimo, sì. È stato restaurato, sì. Probabilmente è stato lucidato, però ha fatto una bella cosa giusta. Lucido, sì, sì, la prima parte, satinata la seconda, sono fatto un bel lavoro. Bellissimo inquadrante, anche l'inserto ghiera. Boh. No, ha fatto un ottimo lavoro. Bellissimo restauro. Di questo, Dario? Quello è già venduto. L'ho fatto vedere, ma l'ha già venduto. A quanto? Se si può sapere. 6,50. 6,50? Buonissimo. Buono, eh? Buono, buono. In queste condizioni. Io ho provato a venderne altri anche 800-900. In queste condizioni, secondo me, è un prezzo buono. Bellissimo, Dario. No, davvero. Ne ho avuto anch'io uno così, ma non era così bello. Io ho avuto quello che è il quadrante blu. Però questo marrone è il più bello secondo me. Sì, è anche il più diffuso probabilmente, quello con quadrante così marrone. Belli, e dei belli orologi stamattina. Eccoci tornati a casa dal mercato di Imbiate, adesso vediamo che cosa siamo riusciti a cacciare. Vi dico già che anche sto giro non è andata molto bene. Vediamo un po'. Allora, megalotto di orologi al quarzo. Vi dico la verità, casse in plastica, fondelle in acciaio. Sapete perché li ho presi? Per quel pallino qui che c'è qui a ore 12. Il dot. Questo qui è un particolare che si perde molto facilmente nelle ghiere. E
li ho presi per quello. Recupero il dot, recupero le lancette, i vetri, non ho capito se sono di vetro vetro, magari qualche movimento. Sono movimenti cinesi, per l'amor di Dio. Però, insomma, 20 euro tutta la scatola. Poi ho trovato una stilo galvano e l'ho già testata, sembrerebbe funzionante. 10 euro, un bagno di sangue. E poi questo attrezzo, che vi dico la verità, non ho ancora ben chiaro a cosa serva. Potrebbe, visto qui che ha diverse misure, sembra misure per bracciali e o ansette, io suppongo che sia un piegaanse, potrebbe essere un piegaansette. Chiedo aiuto anche a voi, se sapete di cosa si tratta mettetelo nei commenti sotto, grazie. Bene amici, il video è terminato, come al solito se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e noi ci si vede al prossimo video, ciao!